successo, meccanici! Un altro cliente soddisfatto! Oh no! È un disastro! Cosa c'è che non va, signor Weasel? Sly! La mia preziosa automobile ha una macchia nera! Sly è il benvenuto nel nostro autolavaggio! Oh, l'autolavaggio Weasel è superiore al vostro! Sbrigati, Sylvester! Smettila di indugiare! Posizionati qui! No! No! Non io, miserabile robot! Sly! Avanti, fa qualcosa! No! Che pagliaccio imbranato! Ma Sly serve aiuto! Blu, la cassetta degli attrezzi! Blu, la chiave inglese! L'autolavaggio di Weasel è impazzito! Signor Weasel? Mai stato meglio! Ne sono felice! Ops! Ha dimenticato questa! Forza, Verde! Carichiamo tutta questa roba vecchia su Tilly! Ops! Scusa, Gialla. Il vecchio divano deve andare alla discarica. Non possiamo tenerlo. C'è tutta la famiglia Camion! Mamma Camion, mamma Riciclo e Camioncina. Povera Camioncina, è stato un atterraggio duro! Se solo ci fosse un modo per renderlo più morbido! Oh, cosa c'è, mamma? Hai avuto un'idea? Camioncina, dovresti atterrare sul morbido stavolta. Non c'è di che, Camioncina. Oh, grazie, mamma Riciclo. È sempre bello creare qualcosa di nuovo usando qualcosa di vecchio. Qui. Mamma mia! Signor Weasel, è tutto intero? Ho reso Vicky il furgoncino dei gelati più veloce del mondo! Ma è partita a razzo ancora prima di darmi un gelato! Oh, bisogna fermare Vicky prima che causi ancora altri danni! Oh!
che arriva! Pronto, Blu? E così adesso darà a lui il mio gelato. Io odio i razzi. Andiamo, meccanici. Vediamo se Weasel sta bene. Ci vediamo presto. Ciao. Che bello, per fortuna ha smesso di piovere. Ora possiamo dedicarci al picnic. Hola! Sono nuova da queste parti. Kata è il mio nome e il soccorso è la mia missione. Sono qui per tenere tutti al sicuro. Ciao, Kat! Io sono Jacko e loro sono i miei meccanici. Stiamo per fare un picnic. Ti andrebbe di unirti a noi? Oh! Avete anche tramezzine al tonno? Credo proprio di sì. Ne sono rimasti ancora, dilli! Dilli! Sto arrivando! Oh, no! C'è troppo fango! Dilli sta scivolando via! Vamos, Elena! Tilly ha bisogno del nostro aiuto! Non riesco ad agganciarla! No! Resisti, Tilly! Continua così, Blu! Fatto, Tilly. Siamo stati un'ottima squadra, Jacko. Sì, hai ragione. Grazie dell'aiuto, Kat. Ciao a tutti. Stiamo aggiornando l'autolavaggio, così spruzzerà colore. Ok, mamma camion, vai! Adesso dobbiamo solo aspettare che si asciughi. Facciamo. Che ne dite di giocare a nascondino? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Pronti o no? Sto arrivando! Camioncina e i meccanici, mamma camion? Dove potrebbero essere? Hmm.
Magari vado a controllare qua giù. Vi ho trovati! Ora tocca a me nascondermi! Cosa? Fiona all'autopompa! Qual è il problema? La tua manichetta non funziona? Diamo subito un'occhiata! Non preoccuparti, Fiona! Ti aggiustiamo in un baleno! Prendo la mia chiave inglese migliore. Cosa? Yeah! Venite, meccanici! Datemi una mano, forza! Va tutto bene, gialla? Beh, direi che il problema ora è risolto. Grazie per essere venuta all'officina di Jack, Fiona. Ciao! Mi passeresti una chiave inglese blu? Oh? Non è una chiave inglese blu, è un cucchiaio di legno! Questa mi sembra camioncina! Mi chiedo per cosa sia così elettrizzata! Ah, le ruote di Weasel! Ha il piacere di presentarvi il suo nuovo fantastico elettromagnete! Oh, oh! E ora come si spegne? Oh, oh, no! Oh, no! Il signor Weasel ha problemi calamitosi! Va tutto bene, Jacko! E se solo tu staccassi la corrente girando quel bullone lì? Blu! Fermo! Un magnete attira tutto ciò che è fatto di metallo! Oh no! Meccanici! Oh, lo so, mamma riciclo! Devo staccare subito la corrente! Ma non posso usare strumenti di metallo! Ma certo! Il cucchiaio di legno! Va tutto bene, amici! Con un po' di ingegno, vi libero grazie a un cucchiaio di legno! No! Quell'aggeggio non funzionerà! Oh, state tutti bene? Oh, fantastico! Noi ci vediamo presto per altre avventure all'officina di Jacko! Ciao! Che cos'è questo rumore? Oh, è l'autobus Barry! Sembra che abbia molta fretta! Va tutto bene, Barry?
Oh, hai paura di arrivare in ritardo? Non arriverai da nessuna parte in questo modo. Ti do un'occhiata, vieni. Verde? Puoi portarmi la mia chiave inglese, per favore? Stressato, non è così? Abbiamo tutti bisogno di calmarci e rilassarci. Vi faccio vedere come si fa. Prima inspiriamo lentamente e profondamente. E poi espiriamo. Ah, ora provate voi. Inspiro. 1, 2, 3, 4, 5. Espiro. 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Ecco, ora va meglio? Ricordate, è sempre utile fare un respiro profondo quando ci si sente stressati. Ciao, Barry! Bentornati all'officina di Geco, amici! Abbiamo appena installato un sistema d'allarme di emergenza. Eh? Lì qualcuno deve essere nei guai! Svelta, svelta, tigli il carro attrezzi! L'escavatore! Credo abbia colpito una roccia. Guarda, uno dei suoi cingoli è fuori uso. Oh! Oh, Blue, so che la tempesta fa paura, ma serve il tuo aiuto. Sarai coraggioso per noi? Oh, non ci arrivo! E sono troppo grosso per passare lì dentro! Oh, oh cielo, ci dobbiamo sbrigare! Penso che quella diga stia per cedere. Blue è abbastanza piccolo da passarci. Molto bene, Blue. Sei davvero molto coraggioso. Oh, no! La diga sta cedendo! Sbrigati, Blue! Oh! Complimenti, Blue! Hai affrontato le tue paure! E guardate! Un arcobaleno! Saluti a tutti da Geco! Ciao! Ecco fatto, Eric! Adesso il tuo braccio è tornato come nuovo! Meccanici, cosa state facendo? Oh, ho capito! State cercando il tesoro dei pirati! Ahoy, bravi marinai! Oh, che cos'era questo rumore? Oh, Eric ha trovato qualcosa! Forse è proprio un tesoro sepolto!
gialla. Anche se questo non è oro, non significa che non sia comunque un tesoro. Ma... credo che manchi un pezzo. Oh! Wow! Eric ha trovato anche i vecchi binari! Forza, provate ora, meccanici! Visto? Solo perché qualcosa non è d'oro o d'argento, non significa che non sia un tesoro! Buon divertimento, meccanici! Ciao a tutti! Oggi siamo indaffarati! Camioncina e Max sono venuti a fare il cambio gomme! Ma dov'è Max? Oh, ciao Max! Svelti, svelti, meccanici! Gialla! Oh, Gialla ha battuto forte la testa! Quindi tocca a voi, blu e rosso! Sembra che abbiate confuso le gomme. Non fa niente. Tutti possiamo sbagliare. Dobbiamo solo cambiare di nuovo le gomme. Oh, non preoccuparti, Max. Presto riavrai le tue. Camioncina! Sappiamo che ti stai divertendo! Ma quelle sono di Max! Gliele vogliamo ridare adesso? Ah, brava camioncina! È molto importante restituire sempre le cose prese in prestito! Vediamo presto! Ciao! Ciao a tutti! Io sono Jeco! Noi stiamo andando a casa! Cosa? Quella è camioncina! Cosa succede, camioncina? Hai perso il tuo ciuccio? Non disperarti! Lo troviamo noi per te! Su, su, meccanici! Prova a cercare tra quei fiori rossi. Il ciuccio è lì? Non sarà dietro a quella siepe verde. Riesci a vedere se è lì? Deve essere qui intorno. Piace, camioncina. Non troviamo il tuo ciuccio da nessuna parte. Oh, blu! Ben fatto! Lo hai trovato! Ecco qui, camioncina. Alla fine è andato tutto bene.
Grazie a tutti voi per l'aiuto! Ciao! Ah, ma che bella giornata di sole! Cosa sarà mai quello? Wow! Con questo gonfiabile gigante vedranno la mia officina da chilometri di distanza! Ah. Che sarà mai ho da fare io? Max, hai bisogno di gonfiare le gomme? E va bene. Un attimo! Il signor Weasel non sta usando l'aria per gonfiare le gomme di Max! Sta usando l'elio del gonfiabile! Il che significa... Non preoccuparti, Max! Sto arrivando! Per mille bulloni svitati! Come sarebbe colpa mia? Oh, niente paura, Max! Penseremo a qualcosa! Max! Se tolgo un po' di elio dalle tue gomme, possiamo scendere come una mongolfiera! Ci sono, Max! Verso l'officina! Ecco fatto, Max! Sei come nuovo! Gliela farò vedere io a quel geco una volta che il mio gonfiabile sarà pronto! Ciao, Kat! I meccanici sono molto emozionati di vederti! Oh! Credo proprio che vorrebbero volare come te, Kat! Fa volare quel rottame, Sly! Ah! Niente più pezzi fastidiosi in giro per la mia bellissima officina pulita! Questi non sono rottami! Hai ragione, Kat! Possiamo usare queste cose! Non sprechiamo niente! Credo proprio tu abbia già una idea in mente, Jacko! Diciamo solo che punto in alto! Ottimo lavoro, squadra! Veloci come un lampo! Una macchina volante costruita coi rifiuti! Svelti, svelti, meccanici! È ora di volare! Lassù in alto nel cielo! Mi sono ripulito dopo aver toccato quegli orribili rifiuti e sono già spariti! Io non rivedrò mai più quella spazzatura! Siamo una bella squadra! A terra e ora anche in aria! Sì, Kat! Hai ragione! E l'unico limite che abbiamo è il cielo! Siete davvero bellissimi, meccanici! Siamo pronti per festeggiare Halloween! Anche Tilly è arrivata! Ah, che cosa succede?
verde, verde. Che cosa? C'è un mostro qui fuori. Sarà meglio controllare. State tranquilli, meccanici. I mostri non esistono nella realtà. Ciao, chi sei? Ciao! Va tutto bene, amico? Vieni alla luce! Oh, cielo, Max! Hai bisogno di una bella ripulita! Forza, vai all'autolavaggio! Non dovete preoccuparvi, meccanici! Ricordate, i mostri non esistono nella realtà! Quando sei pronto, Max? Ecco fatto, Max! Così non spaventerai più nessuno! Buon Halloween a tutti, amici! Oh, hai ragione, Verde! C'è un incendio! E sembra che Fiona l'autopompa stia già arrivando! Oh no! Mamma Camion e Camioncina giocano a fare una gara! Fanno troppo rumore! Non sentono la sirena di Fiona! Oh, oh. Fiona! È ora che tu abbia una sirena più potente! Venite, meccanici! Montiamo la nuova sirena di Fiona! Ecco qua! Ci serve un Nino, Nino! Bello forte! Ci siamo? Fa una prova, Fiona! Ah, no, non va bene! Suona come un campanello! Proviamo ancora! E questo sembrava un dinosauro! Ci serve un Nino! Questo è un Nino! Ma deve essere ancora molto più forte! Quel cono del traffico prima ha amplificato il suono! Forse qualcosa del genere funzionerà con la sirena! Sì, che è un sonoro Nino! Ciao, Fiona! Grazie per essere venuta all'officina di Jaco!